Le borse europee chiudono con rialzi contenuti e a due velocità, con Madrid e Milano uniche piazze negative. A Wall Street tiene banco la riforma fiscale annunciata ieri da Donald Trump, che ha messo gli indici americani in leggero rialzo. A Piazza Affari le vendite si concentrano sui titoli energetici come A2A, Enel e Terna, mentre gli acquisti sono per il lusso e le banche. Tra le prime società per guadagni del FTSE MIB oggi ci sono Yokes e Bipper. Nel resto dei mercati, Ryanair perde oltre il 4% in borsa dopo i nuovi stop a voli e frequenze annunciati ieri.